telespettatori di Legnano Web TV, un buon pomeriggio da Axel Paderni e un ben ritrovato presso i nostri studi televisivi di Milano. Oggi, nel formato che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, 15 minuti parleremo con una giovane politica, una giovane assessore, ricordiamo, del comune di Garbagnate Milanese nell'area metropolitana di Milano, assessore alla trasparenza, semplificazione amministrativa, innovazione, comunicazione. Beh, diamo un benvenuto a Primavera Abate. Grazie, grazie di avermi invitato e non vedo l'ora di passare questo quarto d'ora insieme a voi. Beh, iniziamo con un po' di storia. Perché inizi a fare politica Primavera? Ho iniziato a fare politica, secondo me, con l'ultimo anno del liceo, quando sono stata eletta come rappresentante degli studenti, quindi ho creduto fin da subito nella rappresentanza e nel portare avanti le idee anche di un gruppo. Quindi io dico sempre che ho iniziato il mio cursus honorum proprio con l'ultimo anno di liceo. Pochi anni dopo mi sono inserita in un gruppo politico perché c'erano le elezioni nel mio comune di Garbagnate Milanese, abbiamo vinto, è stata una bellissima manifestazione di interesse da parte della cittadinanza che ha anche cambiato il colore politico della città e poi ho continuato con varie esperienze nella città di Milano e sono tornata a Garbagnate come assessore nel 2017. Beh, ricordiamo che sei assessore, fai parte di Forza Italia, quindi schieramento di centrodestra, però diciamo... Hai iniziato a fare politica molto giovane e purtroppo toccando proprio questo tema che ricorre, diciamo, nell'ultimo periodo, effettivamente i giovani si stanno sempre più allontanando dalla politica, ma tu, diciamo, che sei andata un po' controcorrente. Sì, diciamo che questa cosa la si ripete da decenni, che il giovane si allontana dalla politica, ma perché giustamente la politica non sa più neanche raccontarsi e spiegarsi, quindi il giovane sente la politica, anche l'anziano sente la politica come qualcosa di non produttivo e qualcosa che genera solo lentezza burocratica all'interno di alcuni sistemi. Invece sì, io sono andata controcorrente e devo dire che comunque di giovani ce ne sono tanti. Ad esempio sono stata selezionata da ANCI per frequentare un Executive Master quest'anno proprio sulla formazione della pubblica amministrazione, della gestione amministrativa e sono una dei 30 giovani under 35 di tutta Italia che sono stati selezionati. Quindi c'è un mondo molto preparato e molto competente o che vuole prepararsi e vuole diventare competente anche sotto i 35 anni. Beh, appunto parli di preparazione e di formazione. Beh, diciamo che è chiaramente magari una domanda scontata, ma non lo è. Quanto è importante essere formati prima di entrare anche in politica? Bisogna essere formati prima di entrare in politica, non possiamo più permetterci di votare il vicino di casa o il cugino solo perché sono simpatici, nemmeno nei piccoli enti comunali, nelle nostre città, dobbiamo votare persone che sono preparate, perché la politica non è un gioco, ma è una scienza e ci sono nozioni che non si possono apprendere in 5 anni di primo mandato, ma assolutamente dobbiamo votare persone che sono sempre più preparate. E appunto, parlando invece di un tema che sta caro a te, chiaramente, l'innovazione nella pubblica amministrazione e soprattutto la digitalizzazione. Beh, che dire, effettivamente diciamo che negli ultimi anni un po' la pubblica amministrazione si è molto trasformata. Beh, chiaramente, per esempio, faccio io che seguo tanto lo sport, per esempio, prima per fare una richiesta di una palestra bisognava magari stamparsi il modulo, andarlo a protocollare. Fortunatamente, grazie a Dio, tutta questa trafila si è un attimo fortunatamente persa, diciamo. Sì, è vero, dagli anni 90 a questi ultimi anni il mondo della pubblica amministrazione, soprattutto degli enti comunali, si è trasformato da una rocca dove non si vedeva all'interno a una casa trasparente. Io ho anche la delega alla trasparenza e insieme alla comunicazione abbiamo fatto in modo che il cittadino sapesse quali sono le attività che si svolgono all'interno della casa municipale e chi lavora all'interno del municipio fosse responsabilizzato nel spiegare che cosa succede e che cosa accade. Il nostro sindaco è stato molto in gamba perché sono stata una delle prime assessore, quindi uno dei primi assessori ad avere una delega alla comunicazione e all'innovazione tecnologica e posso dire con orgoglio che il comune di Garbagnate Milanese è diventato tra i più tecnologicamente avanzati che ci sono nella provincia di Milano. Appunto, parlando diciamo di area metropolitana milanese, parlando anche di regione Lombardia, diciamo che sulla digitalizzazione comunque in questi anni si è fatto tanto, infatti per parlare regione Lombardia ha un portale molto complesso, ma allo stesso tempo diciamo che comunque
c'è una buona risposta. Secondo te, quanto c'è ancora da fare proprio per la digitalizzazione? La digitalizzazione è all'inizio, dobbiamo lavorare sull'analogico. L'analogico sono le persone, dobbiamo insegnare alle persone come si fa a interfacciarsi con un portale telematico di un pubblico ente. Ad esempio, noi abbiamo un portale telematico dove le persone possono richiedere certificati o anche presentare delle pratiche, e man mano che andiamo avanti, ogni mese cerchiamo di inserire sempre più certificati, sempre più pratiche. Però appunto bisogna puntare sulle persone che devono essere affascinate a capire che cos'è interagire con il comune senza chiedere un permesso al lavoro, senza dedicare ore in coda, e quindi acquisire anche una consapevolezza sull'importanza del proprio tempo. Ma adesso diciamo, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. Beh, diciamo comunque che per me, ma anche anzi, ma soprattutto per dei giovani, anche sono ancora più giovani di me, perché comunque diciamo che sto arrivando a un'età tra virgolette di mezzo, è chiaramente, quando parliamo di semplificazioni, di fare una pratica anche via smartphone, viene abbastanza facile, ma chiaramente ricordiamoci che l'Italia non è proprio un paese giovanissimo, e giustamente ci sono tanti anziani che insomma diciamo che non è che sono molto pratici con i mezzi tecnologici. Spezzo una lancia a favore dell'anziano, perché ad esempio a Garbagnate le prime persone che mi hanno chiesto di aumentare il wifi, ad esempio, quindi un sistema tecnologicamente avanzato, sono state proprio delle persone sopra i 70 anni. Quindi dobbiamo pensare che la categoria anziana non è così indietro come immaginiamo. A volte sono un po' delle scuse di persone di mezza età che magari non hanno loro voglia di approcciare all'informatica. Però ripeto, sì, bisogna andare a intercettare tutti i bisogni e non lasciare mai indietro nessuno. Faccio un appunto: ho aperto tantissimi canali con cui la pubblica amministrazione di Garbagnate può interagire con il cittadino, ma non ho escluso nessun vecchio canale. Quindi il vecchio canale della telefonata e dell'essere aiutati per prendere un appuntamento per poi presentarsi in anagrafe, quello assolutamente c'è, non possiamo toglierlo. Beh, appunto, diciamo che il momento non è assolutamente facile, ma secondo te invece quanto questo momento può essere preso invece d'opportunità proprio per sviluppare ancora di più insomma le reti telematiche? L'anno scorso con l'emergenza Covid c'è stato l'avvio di un grandissimo esperimento mondiale sulla digitalizzazione, sullo smart working e sull'esperienza telematica. Quindi hai ragione, questa è una grandissima opportunità. Ci sono persone che erano incuriosite dal mondo della telematica ma ancora non avevano approfondito, e l'anno scorso hanno dovuto approfondire. Quindi sì, l'emergenza è qualcosa di dannoso dal punto di vista sanitario, ma come dicono i cinesi, da una crisi bisogna cogliere un'opportunità, e quindi, come ho proprio detto prima, è stata una grandissima sperimentazione che ha spinto anche quelli più restii a capire che il mondo è anche digitale. Beh, parlando appunto del momento, effettivamente appunto abbiamo detto che deve essere visto come un'opportunità, ma secondo te dove bisogna andare? A qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di permettere una realtà dove l'analogico rimane e viene tutelato, ma dove l'analogico si fa aiutare dal digitale. Quindi una cosa non esclude l'altra, ma anzi sono complementari. Beh, Primavera, si parla tanto di speed e di APIO, anzi, soprattutto lo speed, diciamo che è un qualcosa che ho avuto modo, tra virgolette, di averci a che fare. Ci vuoi raccontare un po' di che cosa si tratta? Sì, a breve lo SPID sarà l'unico mezzo con cui si può accedere agli sportelli telematici delle pubbliche amministrazioni, cioè quegli sportelli online dove sono stati inseriti dei servizi appunto online. SPID significa Sistema Pubblico di Identità Digitale, quindi è una chiave di accesso con un nome utente e una password che ci permette di interagire con tutta la pubblica amministrazione, non solo quella del comune che è la prima che conosciamo, ma con tutta la pubblica amministrazione. Quindi è fondamentale cercare di attivare uno SPID, ci sono mezzi a pagamento e ci sono anche mezzi gratuiti, e sono tre livelli anche di sicurezza che questo accesso ci garantisce. Mentre l'app IO è proprio un'applicazione che ti permette di parlare con la pubblica amministrazione, è un'app che ti ricorda che ti sta scadendo la carta d'identità o che ti sta scadendo il bollo da pagare, oppure nel comune di Garbagnate è un'applicazione che ti ricorda che è il periodo del pagamento del pre e post scuola. Beh, chiaramente sono tutti strumenti molto importanti, e giustamente diciamo che per alcune cose ci semplificano un po' la vita, però
Parlando un po' del momento attuale, beh, insomma, diciamo che stiamo arrivando a quello che sarà il governo Draghi. Pensi che comunque, anche in vista chiaramente di quello che sarà il Recovery Fund, che insomma io penso che inciderà molto in quello che sarà anche lo sviluppo economico chiaramente del biennio 2021-2022, ma penso che si arriverà anche al 2023, quanto questa può essere un'opportunità appunto per la digitalizzazione, ma allo stesso tempo io posso dire un rilancio anche delle imprese? Posso dirvi che due giorni prima che fosse fatto il nome di Draghi mi hanno chiamato molti imprenditori della zona di Garbagnate per parlare di futuro e per parlare di speranza, e posso dirvi che sembrava quasi un crogiolo da cui stava nascendo qualcosa di nuovo. Quando è stato fatto il nome di Draghi io ho visto la borsa salire, lo spread scendere e imprenditori che hanno cominciato a parlare di progetti e persone normali che hanno cominciato a parlare di speranza. Quindi, secondo le idee di Draghi, che sono quelle di puntare sulla gioventù, quindi il lavoro giovanile, ma soprattutto sull'investimento e non sulla spesa a perdere, ma sull'investimento verso il futuro, ecco, possiamo dire che per quanto riguarda me sono molto soddisfatta. Il mondo dell'impresa è in attesa ed è in fermento e sono convinta che abbiamo scelto la persona giusta che possa rappresentare l'Italia e la persona competente. Finalmente, dopo 10 anni, è tornata la parola competenza. Beh, diciamo che comunque finalmente può essere che potremmo assistere a un nuovo miracolo italiano, chissà. Sì, sarebbe bellissimo. La voglia c'è. Beh, primavera, che dire. Milano 2021, ci avviamo tra poco alla campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco, o comunque quello che magari potrà essere la conferma del sindaco attuale Sala. Beh, che dire, quanto questo può essere una situazione di opportunità per tutta l'area metropolitana di Milano? L'area metropolitana di Milano ha bisogno di un sindaco metropolitano che sia presente e che si ricordi di non essere solamente il sindaco della grande città di Milano, perché la grande città di Milano la fanno tutti i pendolari che arrivano dalla provincia, quindi bisogna avere un occhio di riguardo su quelli che sono gli aspetti di sviluppo e di impresa che ci sono sul territorio. Io mi auguro che la città di Milano scelga il miglior sindaco, anche perché a Milano si collabora comunque anche quando vince il candidato dell'altra squadra, perché Milano è una città propulsiva che punta tutto sul lavoro e sul lavorare insieme e arrivare all'obiettivo. Però è fondamentale che non venga dimenticata la città metropolitana. Beh, appunto, e questo voglio collegarmi a una cosa, ricordiamo, Milano del 2026 vivrà un appuntamento molto importante che saranno i Giochi Olimpici. Secondo te, appunto, e parlando, e qui è un argomento che non è proprio dettamente il tuo, che sono i trasporti, secondo te invece quanto può essere un'occasione proprio per il rilancio dei trasporti, che soprattutto in questo momento stanno soffrendo molto? Tu parli del trasporto pubblico locale. Sì, il trasporto pubblico locale secondo me verrà rivoluzionato, perché giustamente ci avviamo a un 2026 con le Olimpiadi di Milano Cortina, che sono una gioia immensa per tutto il territorio, perché porteranno fama al nostro territorio già conosciuto grazie all'Expo di Letizia Moratti nel 2015. Penso che ci saranno tantissimi progetti, anzi già ci sono tantissimi progetti in cantiere per sviluppare quella che è proprio l'area metropolitana intorno a Milano. Bene, amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo di essere stati con noi, ringraziamo ancora una volta l'assessore del Comune di Garbagnate Milanese, Primavera Abate, per essere state con noi, e ci vediamo nel proseguimento dei programmi qui su Legnano Web TV. Da Axel Paderni, dallo studio di Milano è tutto, linea alla regia.